Salve a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vi devo riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spollicciate. Eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa, per aiutare Yuna a cercare suo fratello, Jin ha infranto per la prima volta nella sua vita, ragazzi, il suo codice di samurai. Infatti ci hanno fatto vedere un bel flashback in cui suo zio gli ha appunto insegnato che un samurai fronteggia sempre i propri nemici, anche per una questione di onore e di rispetto nei confronti dei nemici stessi. Fatto sta che Jin ha iniziato ad utilizzare, ragazzi, l'uccisione silenziosa, quindi è assolutamente, ragazzi, una infrazione incredibile del suo codice. Però quello che lui si è detto è che per fare quello che è giusto si può ricorrere più o meno a qualsiasi mezzo. Quindi ha iniziato a, diciamo, cambiare un pochettino la propria forma mentis. Non so quanto suo zio potrebbe essere contento di sapere questa cosa, in effetti, chissà se mai glielo diremo, vabbè. Fatto sta che non siamo riusciti a trovare Taka e nel frattempo, ragazzi, siamo andati a parlare con i mercenari Cappelli di Paglia. Tra l'altro abbiamo scoperto che un nostro vecchio amico, Ryuzo, si è messo appunto a capo di questo gruppo di mercenari, e quello che gli abbiamo chiesto ovviamente di aiutarci a recuperare nostro zio. Lui ha detto: guarda, facciamo un pattino, se tu mi aiuti in un certo modo poi potrei decidere di darti una mano. Quindi per adesso, ragazzi, abbiamo ancora veramente pochi alleati, ma farci alleati i Cappelli di Paglia potrebbe essere un grosso passo avanti. Ok ragazzi, allora l'ultima volta ci eravamo lasciati qui, dobbiamo addentrarci in questo avamposto mongolo per cercare di recuperare il cibo che è stato sottratto ai Cappelli di Paglia. Quindi dobbiamo arrivare alla torre, dobbiamo trovare il modo di arrivarci senza essere scoperti, quindi qua inizia una nuova fase stealth che solo il cielo sa, ragazzi, se riuscirò a superarla oppure no. Direi che possiamo infiltrarci da qui, perfetto. Siamo appunto a Forte Ohira ed eccoci qua. Quindi abbiamo acquisito, tra l'altro ragazzi, i sensi del ragno che ci permettono di percepire i nemici nelle vicinanze. Facciamo fuori questo tizio che era qui, che non so cosa stesse facendo al fieno, ma vabbè. Questo sta conciando una pelle. Direi che è arrivata la sua ora. Che succede? Succede che quel tizio quasi quasi mi vede, ragazzi. Vedete? Io non c'ho... non c'ho il sesto senso per fare stealth. Quindi... allora, c'è Caio là in fondo. Qua ci sono Tizio e Sempronio. Dobbiamo, mi sa, rifare il giro da là sopra in qualche modo per vedere se riesco a far fuori questo qua grosso, ragazzi, senza che però gli altri se ne accorgano. Quindi mettiamoci qua nel frattempo, nascondiamoci. Tra l'altro la volta scorsa abbiamo acquisito, credo, 2 o 3 punti tecnica, quindi più tardi, appena ci sarà data la possibilità, ragazzi, andiamo a vedere come sfruttare questi punti tecnica. Quindi da laggiù io penso che i tizi non mi vedranno, quindi non appena Tizio ci volterà le spalle sarà arrivata la sua ora, perché la mano felina di Jin lo farà fuori nel modo più silenzioso possibile. Quindi facciamolo passare, facciamo piano 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 piano. Ecco. Che cos'è stato l'altro tonfo? Ehi, se devi agonizzare, agonizza in silenzio, per favore, eh? Non fare i tuoi rantoli della ceppa. Allora, qua fuori c'è solo questo tizio, ragazzi. Prendiamo queste... oh, queste provviste, facciamolo fuori. Perfetto, liberiamo un pochettino la strada, direi, perché comunque è utile se poi i Cappelli di Paglia dovranno entrare. Qui ci sono altre provviste. Qui altre provviste. Cosa ho preso? Ah, un kunai, perfetto ragazzi. Di qua c'è tanta altra bella gente. Ma questi qua che sono in due, come poter fare io? Vabbè, poco importa ragazzi, perché se questi tizi non si girano possiamo cercare di passare inosservati ed entrare comunque. Cosa c'è qua? Provviste. Ed entrare comunque nella torre. Faro, faro di Tsutsu. Chi c'è, chi c'è, chi c'è? Oddio, what the fuck? Questo mica mi ero minimamente accorta, ragazzi. Lo facciamo fuori subito, allora.
Ecco fatto, perfetto. Situazione risolta. E possiamo entrare da qui, quindi. Ah, abbiamo preso la strada un pochettino più lunga. No, volevo prendere le provviste. Le provviste, i due sacchetti qua di provviste che ci aspettano. Jean, le provviste. 1 e 2. Oh, adesso sì, Possiamo entrare. Prendiamo queste altre provviste. Qua dentro sembra non esserci altro, per cui credo proprio che possiamo salire, ragazzi. Che faremo una volta che siamo sopra il faro? Ecco qua, anche lui è stato ben servito. Provviste. E no, non ti ho detto di scendere, Jean. Volevo solo controllare qua, non c'è niente. Lui aveva delle provviste, perfetto, possiamo salire. I kunai sono pieni e oggi sono carichissima, ragazzi, per questo bellissimo episodio. Provviste, non c'è altro e adesso si disattiva. Ah, ok. Devo avvertire gli altri, mi vedranno perfetto. Accendere il braccetto. Perfetto, accendi il faro per segnalare l'attacco. Eccolo qua il faro, lo accendiamo subito. Adesso la speranza divampa, sì! Eccoli qua. Perfetto, adesso sono tutti in allarme, ovviamente non dobbiamo fare più niente di stealth, ragazzi. E guadagniamo un altro punto tecnica e la nostra leggenda si accresce. La speranza del popolo. E ci è aumentata anche la salute massima. Quindi adesso possiamo scegliere una nuova arma spettrale, ragazzi. Abbiamo bomba di polvere nera che fa ovviamente barcollare i nemici e li danneggia. La bomba fumogena, insomma, ci serve per occultarci dai nemici, tipo ninja. Bomba adesiva, si attaccherà al nemico prima di esplodere. E il campanellino, per lanciare un campanellino che attirerà l'attenzione del nemico. Questo sì potrebbe essere particolarmente utile nelle fasi stealth. Quindi visto che io faccio particolare difficoltà, probabilmente questo campanellino... campanellino potrebbe esserci utile. Quindi le guardie controllano i suoni strani. Le campanelle possono distrarli o attirarli. Ok, infatti, quindi intanto sblocco il campanellino. Poi comunque avremo la possibilità di sbloccare anche queste altre armi spettrali, ragazzi. Quindi, visto che ci sono, vediamo un pochettino cosa possiamo comprare, ragazzi, per utilizzare i nostri benedetti punti tecnica. Questo mi sembra carino. Uno scatto in direzione del nemico seguito da un colpo rapido. Quindi basta premere L3 e poi quadrato. Quindi mi sembra interessante, lo prendo. Ok, questo pure, ragazzi, mi sembra buono. Una parata all'ultimo secondo ti permette di eseguire un contrattacco letale. Quindi premi L1 subito prima di subire danni e poi quadrato o triangolo. Direi che può essere molto utile. Benissimo. Ok, pure questo non male, perché ci sono dei colpi a quanto pare che sono non bloccabili, ma se dovessi comprare questa abilità, ragazzi, avremmo la possibilità di parare gli attacchi evidenziati di blu. Quindi direi di sì, perché no. Può essere utile, così uno evita magari di stare sempre a schivare. Quindi abbiamo utilizzato tutti i nostri punti tecnica a disposizione, ragazzi. Direi di tornare al gioco. Vediamo un pochettino. Cambiare armi a distanza. Tieni premuto L2 e usa tasto direzionale per cambiare armi a distanza. Suppongo si riferisca al campanellino. Immagino campanellino. Cioè, ok, arco, lancio. Oh, esatto, sì. Quindi si può usare il lancio per lanciare il campanellino. Che fa questo qua? What? Sono tutti in allarme. Io riesco a fare un'uccisione silenziosa. What the fuck? Non si vedrà mai più nella vita una cosa del genere. Salve, ecco. Venghi, signore, venghi. A posto. Perfetto. No. Ok. Ecco fatto, ragazzi, ho appena utilizzato la nuova tecnica. Scatto e poi quadrato. Bastardi. Quanta cattiveria. Sì, ma colpitelo però. Cioè, è qua che ci lancia le freccine. Io sto per morire, tra l'altro, nel frattempo. E dai, la smettete. Non vedete che siamo impegnati con le spade qui? Che cavolo. Oh no, hanno ucciso uno dei nostri. Ma siete pazzi? Cioè, gli arcieri sono... Cioè, siete diventati mitragliatrici.
Dio santissimo. Oh mamma mia, ma sono incredibili questi arcieri, così efficienti. Oh! No, bastardo malefico. Fateli fuori ragazzi, non state a guardare, non state lì ad aspettare che ci colpiscano. Che cacchio. Allora, altro c'è? C'è qualcun altro? Ok, frecce pieno ragazzi. Siete in tre, Dio santo. Devo per forza arrivare io a fare il lavoro sporco. Su via ragazzi, dai. Un pochettino di iniziativa, che diamine. Ok, eccoci qua, a posto. Risolviamo subito la questione. No, stiamo qui fino a 3000 anni, fra 3000 anni, insomma. Riunisciti a Ryuzo, perfetto. Allora, prima di arrivare da Ryuzo, però, volevo un attimino vedere cosa c'è qua intorno. Provviste, frecce, niente, Ryuzo è qua. Prendo delle frecce e... trovato nulla. Sembra non esserci altro, ragazzi. Ok, parliamo con lui. Prendiamo da mangiare per i tuoi uomini. E dove sarebbe? Nella torre non ce n'era. Tu non hai trovato nulla? Alcuni fogli in mongolo sul corpo di un ufficiale. Vediamo. Sai leggere il mongolo? Se c'è un po' di cinese riesco a capirlo. E da quando? Da quando ho letto Sun Tzu. Questo era un deposito temporaneo. No. Portano tutto al largo. Le barche sono nella baia. Non ci arriveremo mai. Qui ci siamo arrivati. Tu sei pazzo. Abbastanza. Cosa hai in mente? Vediamo cosa ci attende. Molto bene ragazzi, ovviamente il cibo che cercavamo non è qui. Evita che venga dato l'allarme, ispeziona l'approdo dei mongoli. Perfetto. Guardiamo un po' che succede qua sotto. I mongoli hanno delle barchette sulla spiaggia. Potremmo rubarne una, ma dovremmo affrontare il loro esercito. Vabbè, che ci facciamo intimorire? Non credo proprio. Qua che altro c'è? Troppi ostacoli e arcieri. Un attacco frontale sarebbe un suicidio. Okay. Voglio i miei uomini lontano dalla linea nemica. Ti capisco, amico, ti capisco. Adesso troviamo un altro modo. Una freccia infuocata su quegli esplosivi. Sarebbe un buon diversivo, ma dobbiamo distrarli dalla spiaggia. E che altro potremmo fare qua sopra? Manda gli arcieri su quella collina. Distrarranno i mongoli mentre rubiamo una barca. Ok. Ascoltate, non sanno che abbiamo preso il forte, quindi aspetteranno rinforzi che non arriveranno mai. Teneteli occupati finché non rubiamo una barca. Poi ritiratevi nella foresta. Quando vedrete la mia torcia, potrete attaccare. Raggiungiamo la spiaggia. Avete sentito l'aiuto? Andiamo. Non ti deludere! Conduci Ryuzo giù dalle rupe. Mi ha ricordato il torneo di Lord Nagao. Facesti di tutto per vincere. Era una gara. Tu ti impegnasti quanto me. Ah sì? Cosa vorresti dire? Ricordavo soltanto il nostro duello. Ne riparleremo dopo. Se saremo vivi. Ok, abbiamo fatto un duello tanti anni fa, che bello. Va bene, comunque dobbiamo condurre Ryuzo giù da queste rupi, ragazzi. E credo proprio che questa sia la stradina più giusta da seguire per prendere anche queste belle provviste. Opla. Ok. I tuoi uomini saranno in posizione. Accendila. Già ce l'avrà accesa. Oh! Sapevo che ce l'avrebbero fatta. Guarda che fuoco. Ammazza, che botto che ha fatto. Ha fatto un gran botto. Allora, non dobbiamo farci vedere, suppongo, ragazzi. Quindi stiamo attenti. Che fa lui qui? Non so cosa stia facendo, ma non fa niente. Dobbiamo rubare la barca senza che se ne accorgano. Quindi possiamo nuotare. Perfetto, perfetto. Ammazza che grida incredibile. No, 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 no. Premi per immergerti. Ok, premi R3 per immergerti e nasconderti dai nemici. Perfetto. Ok, riusciamo di qua, ragazzi, prima di annegare. Mamma mia, che urla incredibili. La barchetta è nostra. Vieni, Ryuzo, vieni. Ci siamo. Dobbiamo sbrigarci. Prendi un remo. Ok. Lo portano a largo, quindi, il cibo, eh? Che comodità. Dobbiamo anche remare. Non ci hanno visto, sì. Troppo presi dal fuoco. Entriamo in silenzio. Incredibile, ragazzi. Siamo arrivati in un battibaleno.
cerca cibo sulla nave. Ovviamente non ci dobbiamo far scoprire. Che cacchio sta succedendo, Madonna Santa? Allora, qua è pieno di provviste. Non sapevo che il duello ti tormentasse così. Ora lo sai. Molto bene, molto bene. Intanto io raccolgo tutto, eh. Un AI pieno, legno di tasso, perfetto. Servirà sicuramente a qualche miglioramento. Qui che abbiamo? Niente cibo. Niente cibo. Dovevi parlarmene prima. La vita ci ha fatto allontanare. Comunque è stato molto tempo fa. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Si amano, ragazzi, si amano. Lui si ricorda ancora il loro duello. Niente. C'è del cibo? Nulla. Forse sulla prossima nave. Come fa a dire che qui non c'è cibo? Però vabbè, dettagli. Munizioni piene. Saranno in 4 o 5. Vanno colti per forza di sorpresa. Possiamo farcela, fratello. Non ti preoccupare. Salve. Bella. Ehi, dobbiamo sbrigarci. Buongiorno. Assorta. Maledizione. Ecco fatto. Oh. Questo succede a chi sfida un samurai. Oh. Ehi, 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 ehi. Boom, 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 boom. Forza, Ryuzo, dai. Che non riesci. Certo che ce la fai, eh? Hai l'arco? Tu no? L'ho dato agli altri. Ce l'ho, come no, ce l'ho. Lo uso tipo subito. Ok, boom, primo headshot. State un po' fermi, grazie. Ecco, forza un po'. Ok, altro headshot. Altro headshot. E... troppo in alto. Ehi. Non mi prenderete. Anzi, non mi prenderai. Sei rimasto solo. Continua a mancarlo. Su. Mira infallibile, okay. Come sempre. Spero che la tua lama sia affilata. Davvero infallibile. Sì, sì. Li ho mancati tipo almeno 4-5 volte. Ma vabbè, sono dettaglietti. Intanto ho preso tutte le frecce che potevo prendere. Provviste. E direi che possiamo procedere. Altrimenti, finiamoli. Sì, sì, amico, un attimino. Acciaio e provviste. Acciaio è dorata, ragazzi, come risorsa, quindi... Bello, bello, bello. Oh, c'è il grossone. Quindi c'è la guardia dura da spezzare. Forza, amico, accoppalo. Ammazza, come l'ha fatto volare. Come ti permetti di far volare il mio amico? Ok. È incredibile come io riesca comunque a prenderle, ragazzi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti? No, ci manca sempre il lanciere dei miei stivali. E su. Ok, a posto. Oh, vedi? Quando si collabora. Oh, finalmente. Hai appreso la forma dell'acqua. Ottimo. Benissimo. Ah, la forma dell'acqua è particolarmente efficace contro gli scudi. Perfetto. Quindi, efficace contro i difensori. Gli attacchi pesanti infliggono danni da barcollamento aggiuntivi. Quindi, premendo 3 volte triangolo, ragazzi, abbiamo spacca scudi. Quindi, evidentemente, riesce a distruggere prima la difesa dei nemici. E poi, insomma, anche un'altra abilità. Tieni premuto triangolo, poi premi triangolo per il colpo turbinante. Tieni premuto R2 per cambiare forma. Molto bene. Se il cibo non è qui, deve essere sull'altra nave. Lo cerca qui. Ancora. Io guardo sull'altra. Sta attento. Va bene, vorrà dire che andrò in avanscoperta da sola. Quindi tieni premuto R2 e premi cerchio per passare alla forma dell'acqua. Ma cambia la posa. Ma che figata. Bellissimo. Vedete? Cambia la posa, ragazzi. Veramente bello, veramente bello. Pure questa cosa qua. Evidentemente, forse è probabile che i samurai avessero tecniche diverse in base al nemico che si trovano di fronte, suppongo io. Quindi cerca cibo sulla nave. Non devo entrare qua, devo andare di sopra. Vediamo un pochettino chi c'è, chi non c'è. Stai tranquillo. E arriva. Porca miseria, ho fatto appena in tempo, ragazzi. Ammazza, quanti sono? Buoni, buoni, buoni. Vedo troppa gente. Allora, qua dentro ce n'è uno e un altro di qua. Scendiamo, facciamo piano, ragazzi. Non ci facciamo beccare. Cos'era quel verso?
sembrava il verso di un animale, in effetti. Andiamo a beccare pure quest'altro, ragazzi. No. Maledizione. Ok. Fuori un altro. Ma cosa c'è qua dentro? Oh, leggi pergamena. Per ordine del Khan di spiegare 1000 uomini a nord della regione di Toyotama a salvaguardare le rotte di approvvigionamento nella regione di Izuara. Di seguito la suddivisione degli incarichi. Ok. Piani di battaglia. Devo provare tutto. Quindi ci sono utili, insomma. Però non siamo venuti qui, scusa. Oh, salve. Non siamo venuti qui per cercare cibo. Ce ne andiamo via soltanto perché... No, ha dato l'allarme. Soltanto perché abbiamo trovato una stupida pergamena. Whee! Bella, mi piace questa tecnica, mi piace. Contro questi con la spada può essere letale, ragazzi. La parata perfetta. C'è un orso qua. Povera bestia. No, vabbè, ma comunque come arriverà mai a terra? Oddio, oddio. No. L'orso se la prende pure con me, allora. Poverino, poverino. Perché lo tengono qua? Vabbè, comunque, dobbiamo tornare da Ryuzo, ragazzi. Cibo non ne abbiamo trovato. Torniamo da lui e vediamo che cosa radirci. Ryuzo. Ryuzo, caro, dove sei? Credo sia qui. Vedo un po' di tutto strage. Il cibo che ci hanno rubato. Ehi, Ryuzo. Che cacchio succede? Aspetta che prendo un paio di provviste e arrivo, scusa un attimo, fammi fare un giretto così di ricognizione. Ecco qua, arrivo amico. Non perderò. Porca paletta. Rianima, coraccio. Ok, beccate questo pezzo di merda. Ok. Vai, attacca amico, attacca. Oddio. L'avrei fatto fuori quello se non fossi arrivato tu. Scusami. Lo so. Sì, certo. Visto quanto era grosso. Ecco dove era finito tutto. Ah, se l'è mangiato tutto lui, ok. Toso! Bastardi, bruciano il nostro cibo. Ryuzo, dobbiamo andare. Un bel guaio. Sei proprio te. Salta giù dalla nave. Salta. Così. Ok. Dobbiamo sparire. Ci stanno ancora addosso. C'è un nascondiglio più avanti. Ho promesso ai miei uomini del cibo e torno a mani vuote. Troveremo una soluzione. Ma quanti ne perderò nel frattempo? Forse ho trovato qualcosa. Piani di battaglia. Con le vie di rifornimento? Su una pagina c'è una mappa. È un inizio. Dammela. Andremo insieme. Tu hai già i tuoi problemi. E il loro capo sono io. Mi serve, Jin. E tu mi servi al castello di Kaneda. Ci sarò. Muoviti nell'ombra. Come te. Ok, questo è un ottimo segno, ragazzi, perché ciò significa che abbiamo reclutato un nuovo alleato e appunto i suoi Ronin dei cappelli di paglia. Perfetto! Qui un altro punto tecnica. Perfetto, perfetto. Credo che adesso, ragazzi, ci toccherà... Devo trovare altri alleati. Ci toccherà tornare da Yuna, perché poi lei l'abbiamo lasciata in effetti così completamente appesa. Infatti attualmente, per quanto riguarda la storia principale, ragazzi, progressi, salva il fabbro fratello di Yuna, sto benedetto Taka. Infatti dobbiamo andare alla baia di Azamo. Non abbiamo la possibilità di viaggiare velocemente, quindi ci toccherà fare un pochettino di tratto a cavallo. E te pareva? Ce li siamo incontrati giusto sulla strada, ragazzi. Ma almeno un paio di loro possiamo farli fuori. Venite. Ok, e un paio sono andati. Quindi chi viene? Che fate? Indietreggiate? Ok. Intanto li abbiamo fatti barcollare. Ecco qua. Sto qua fa i super mega iper attacchi, ragazzi. Ammazza che botta. Ehi. Vai e vai. Spezza la guardia. Perfetto. Forza amico. Mannaggia la miseria.
È impressionante questa cosa. Come riesco a farmi colpire? Accidenti. Ok. Allora, fare questi piccoli scontri a quanto pare, ragazzi, aumenta comunque la barra dell'esperienza. Quindi in ogni caso possono essere utili. Però, ora come ora, questo non ci interessa, perché dobbiamo ancora dirigerci da Yuna. Ragazzi, non è possibile. Ne abbiamo incrociato anche un altro. Porcaccia miseria. Fatevi avanti, fatevi avanti, forza! E ne ho per ognuno di voi. Cazzo ridi. Stava ridendo in faccia, non so se rendo l'idea. Ridere in faccia ad un samurai. Come osi. Forza, forza. Ecco, fatto. E tu? Forza, 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 forza. Ok, a posto. Qua non mi hanno dato esperienza. Quindi mi sono fermata qua, ho perso tempo per niente. Sì, ok. Ti libererò. Komoda è stata un'ecatombe. Ma sono felice che siate vivo. Grazie, grazie. Ti hanno ferita? Hanno bruciato la mia fattoria sul fiume, tra Tsutsu e Azamo. Potete vedere i loro uomini dalle scogliere. Grazie dell'informazione, darò un'occhiata. Beh, non adesso, ma in ogni caso, a posto, abbiamo preso qualcosina, ragazzi. Raccolto due lunai, riprendiamo il nostro cammino. Ok, siamo appena entrati, ragazzi, nella prefettura di Azamo, quindi siamo parecchio vicini al posto che ci interessa. Ok, ragazzi, dovremmo essere arrivati, quindi penso che il punto sia questo, perché dovevamo raggiungere appunto la casa di un amico di Yuna. Ecco qui. Dovrai farlo. Ricordati di come. È stato un malinteso. Un mercante di saletti pone che voleva svegliarsela dai guai. E funzionò. Mi liberai di quell'acqua di riso amara e tu... Taka conta su di noi. Gli voglio bene, ma questo è troppo rischioso. Non funzionerà. Ce la faremo invece. È il samurai? Puoi chiamarmi Lord Sakai. Scusatemi, signore. Sono Kenji. Onesto mercante e noto produttore di sake. E il miglior truffatore dell'isola. Ah. Questo è il motivo per cui ci aiuterà a salvare mio fratello alla baia di Azamo. È come una fortezza. Se l'hanno presa i mongoli, ci servirà un esercito per espugnarla. O una sola consegna di sake. Non funzionerà. Prepara il sake. Parleremo del piano lungo la strada. Prima beviamo un bicchierino. Ne discutiamo un po'. Svelto, Kenji. Niente, lui non ne vuole sapere perché a quanto ho capito è un po' un fifone. Quindi useremo la consegna di sake come copertura, quando diciamo, saremo per quasi riuscire in ad entrare. Vi nasconderete tra il sake sul carro. Non lo perquisiranno? Hanno smesso. È la mia solita consegna di sake. Ah, e allora a posto. Amano il mio Dars. Molto Dars bene. Mulgu! Dare Dars ora! Fai affari col nemico. Li faccio ubriacare e la mia testa resta sulle spalle. Ho trovato tutto un pronto. Modo di salvarsi la pelle. Sei proprio sicura pelle, di volerlo fare? Questo è altro per Taka. E che glielo chiedi? Da inizio game che mi staffa una testa tanto per Taka, per Taka, per Quanto Taka. È grave la situazione alla baia di Azamo? Pochi si ribellarono. Chi sopravvisse finì in prigione o in schiavitù. Hai mai visto Taka? No. Ma qualcuno ha lavorato alla fucina negli ultimi giorni. Forse è tuo fratello. Quando vi siete conosciuti voi due? Quando ancora non sapevo che tipo era. Ero alle prime armi col sake. Vendetti i primi barili a Yuna. Rapiscio, ma a buon mercato. Per un periodo mi fece aiutare da Taka con le vendite. Ma era troppo buono. Ricambiava le storie strappalacrime della gente con il mio sake. Gratis. Mongoli. Oh no, presto nel carro. Sono pochi, me la sbrigo io. No, Jin, Taka è qui vicino. Ti prego. Va bene. Ok, nascondiamoci allora, ragazzi. Non attirare attenzioni indesiderate. Vediamo se riusciamo a passare inosservati. State pronti, potrebbero perquisirlo. Dicevi che non lo avrebbero fatto. In città, non li ho mai incontrati da queste parti. Le mani mi fanno male.
principio e poi... Poveracci. Fermo! Dars! Dars per la baia di Azamu! Dars, sbrigati! Ok, meno male. Manca poco. Cos'erano quelle urla? Non importa, state giù. Daka, stavo soffrendo così tanto. Tuo fratello è un abile padre. Lo tratteranno diversamente. Non puoi saperlo. Yuna, lo so, capisco la tua preoccupazione, però ora non mi crollare, eh. Ci siamo quasi. Bisogna del tuo supporto. Si hanno invaso mezzo mondo questi ragazzi. Bongo, bozza dirci. Bevete. Perfetto. Siamo appena entrati nella baia di Azamo. Wow, ha funzionato. Ma qua è un disastro. No, devono aver irritato i mongoli. Hanno bruciato mezza città. Infatti è tutto in devastazione. Le nostre strade si dividono. Fa bere i mongoli e distraili. Ce la metto tutta. Sta attento, Kenji. Anche voi, Lord Sakai. Taka ci aspetta. Andiamo. Quando avremo fatto, di trovarlo ci vedremo all'incrocio fuori città. Ci serve un buon punto d'osservazione. Va bene. Ricorda, niente allarmi. Facciamo piano. Dobbiamo evitare che venga dato l'allarme, perché sennò i prigionieri vengono ammazzati. Guarda, alla porta. Sì. È il capo, uno schiavista. Bastardo. Controlla i prigionieri come se fossero cavalli. Bastardo. Potrebbe portarci da Taka. Seguiamolo. Ok, quindi possiamo usare i tetti per evitare i nemici, ragazzi. Segui lo schiavista mongolo per trovare Taka. Come lo seguiamo? Da qui? L'obiettivo sta scappando. Dobbiamo vedere di riuscire a non perderlo di vista. Porca paletta. Oddio. Raga, sono espostissima qui. Ma no. Taka probabilmente sta bene, non proverebbe a scappare. Andiamo. Ok, sono in una posizione pessima, ragazzi. Questo lo possiamo fare fuori così. Zitti zitti. No, ma non pensavo che se ne accorgesse. Era fin troppo vicino, ragazzi. E Yuna che lo colpisce. Ma porca paletta. Questo è stato completamente inaspettato, ragazzi. Non me l'aspettavo davvero. Ah, mi hanno riportato direttamente su un tetto. Va bene, allora io proporrei di continuare a restare sul tetto. Restando sui tetti è molto più probabile che nessuno ci scopra, ragazzi. Dobbiamo riuscire a restarci sui tetti. Ammazza che saltiamo. Chi? No, ma poverini. Non sarò il tuo schiavo. Terribile. Va bene, stavo per precipitare. Anche questo sarebbe stato terribile. Non so, ragazzi, se riuscirò a stargli dietro. Su questo tetto non so se ci arrivo. Proviamo. Ok, perfetto. Caliamoci qua. Vediamo un po' dove arriva sto genio. Oh, sta passando di qua, ragazzi. Restiamo acquattati. E vediamo un po' dove ci conduce. Saliamo di qua. Oh, quanta gente. Momento, vieni con io qui. Qual è il problema? Il vostro fabbro Taka fa un lavoro scadente. Credo vi stia sabotando. Lo sapevo, Taka è qui. Lui è unico fabbro. Anch'io sono un fabbro e lavoro molto bene. Non posso sfamare due. Mi libero di lui. Ma tu pronto a mostrarmi tuo valore? Quel bastardo ucciderà Taka. Lo fermeremo prima, Yuna. Non ti preoccuparti. Ci pensa il tuo Jin. Allora, saliamo velocemente qua sopra, ragazzi. Se no lo perdiamo di vista. Dov'è? Il mercato è pieno di mongoli. Trovo un modo per attraversare il Seguimi, mercato. Seguimi. Troverò il modo di passare. Troverò il modo di passare. Whee! Ammazza! Con che potenza, ecco. Sono stata scoperta. Che cosa è successo? Li guardiamo negli occhi con coraggio. Solo i codardi colpiscono nell'ombra. Perdonami, zio. Ok.
Bello, bello, bello pure questo momento. Che? Non hai visto niente, non hai visto niente. Sto in mezzo ai fiori, in mezzo all'erba. Tu non hai visto niente. Non rompere le palle, vai via. Vattene. Questo giusto girato di qua, ragazzi. Stiamo calmini, però. Non ci sto capendo una mazza. Io non ho idea di dove sia andato moltissimo. Allora, adesso, ragazzi, posso provare ad usare questo benedetto campanellino. Solo che dovrei riuscire a capire poi dove andare. Vabbè, intanto andrò lì davanti, ragazzi. Poi... Okay. Ok, sta andando. Stiamo pronti. Oddio. Spero non mi veda nessuno. Porca, ecco qua, le ultime parole famose. Porcaccia miseria. Eh no, sta venendo giusto qua. Sono fregata, ragazzi. Mamma mia, che ansia, che ansia. Che? Tu vai via, bravo, non hai visto niente. Io vado, allora, dai. Se non è uno, è l'altro. Porca miseria, questo lo può. No. Minchia. Non faccio in tempo ad arrivare, ecco. Sta arrivando, ragazzi. Ok. Sei riuscita a farlo fuori velocemente, perché sennò sarebbe stato un guaio. Allora, vediamo di procedere da questa parte intanto, ragazzi, anche se ormai... Non ci deve sfuggire. Ah, eccolo. Che fa? Corre. Minchia, ha fatto la sua corsetta. No, non dovevo entrare. No, avete visto niente, non avete visto nulla. Nulla di nulla. Io vado. È qua. Con calma, ce la posso fare. No, devo riposare. Vi prego. Attacca. Ti prego. Yuna. Taka. Cosa ti hanno fatto? Ora sei salvo. Dobbiamo andare. Invece no. Ci prenderanno come gli altri. Lui è Lord Sakai. Ci proteggerà. Ti devi fidare di me, Taka. Ho bisogno di te. Ci proverò, signore. Ok. Finalmente, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a recuperare il fratello di Yuna. Dai, sono contenta, C'è una porta qui vicino. È da lì che usciremo. Ok. Vediamo di stare attenti. Dove vai? Taka, che fai? Non tornare indietro, stai vicino a tua sorella. Hanno visto il cadavere. Ci uccideranno, nascondiamoci. No, proseguiamo. Siamo buono. Saliamo sulle casse, allora. Fuggi dalla Bea di Asamo. Perfetto, seguitemi, ragazzi. Ehi, mi passi attraverso, Yuna. Forza, ragazzo, andiamo, dai. Dove andiamo? Kenji ci aspetta un incrocio. C'è anche Kenji. Sempre che sia ancora vivo. Perché avrebbero dovuto ammazzarlo? Dai, su, certo che è ancora vivo. Dobbiamo cercare di essere un po' più ottimisti, Yuna, un po' più fiduciosi. Andiamo, va. Non ci incischiamo troppo, perché lì nell'avamposto mongolo adesso è tutto in fermento, quindi... Oh, shit. Stiamo nascosti. No, non li affronterò tutti. Meglio che vadano. Andate, minchia. Io ho fatto appena in tempo a buttarmi in mezzo ai fiori. Che bello. Dove cavolo è l'incrocio di cui parlano? Deve essere questo. Sempre che Kenji, appunto. Oh shit. Quanta gente. Qua c'è un botto di gente. Ma siamo pazzi. Ma dove devo andare? Quanto manca sti incrocio? Ammazza, lì c'è altra gente che corre. Ok, ci siamo quasi, ragazzi. Dovrebbe essere qua vicino. Ammazza però. Distantino, Eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. Arrivano in groppa ai cavalli. Andate nell'erba alta e state giù. State nascosti. È Kenji. Taka. Ah, ok. Ce l'hai fatta. Ti hanno inseguito? No, ma non possiamo tornare da me. È pieno di mongoli. Dobbiamo andare. Okay. Dobbiamo allontanarci dalla baia di Azamo. Certo. Ce ne andiamo subito. Che bravo cavallo. Ottimo, ottimo. Dai, sono contenta. Almeno siamo riusciti a fare sta cosa. Credo che siamo al sicuro. Ora dobbiamo capire dove andare.
cavalca con i più avanti reati, si vede perfetto. Tutta Izuhara. State tutti bene? Mi farei un goccetto e una dormita. Al goccetto ci penso io. Beh, Fabbrica, sa che... Sei silenzioso. Per la prima volta da giorni non ho paura di morire. Comprensibile. Vi sono grato, signore. Ma come conoscete Kenji e mia sorella? Io devo la vita a Yuna. Abbiamo qualcosa in comune. Questo è vero, ragazzi, ci ha salvato la vita. Se non fosse stato per lei, non saremmo qui. Non sono fatto per viaggiare tutta la notte. Komatsu è oltre quel crinale. Vediamo un po'. Hanno una fucina. Tra le migliori dell'isola. Ottima per creare oggetti. Magari qualcosa con cui Jin possa scalare le mura di Kaneda. Che ne dici, Taka? Signore, farei di tutto per ripagarvi della mia libertà. Grazie. Taka, Kenji, riposate. Non possiamo fermarci troppo. Come stai? Ho ritrovato mio fratello. È scosso. Riesci a portarlo a Komatsu? Se mangia e riposa, starà bene. Tuo fratello non era l'unico prigioniero di Azamo. Vuoi salvare gli altri? E far soffrire gli aguzzini. Bene. Va alla fucina di Komatsu. Ti raggiungo presto. Jin. Grazie. Gliene dovevamo una, ragazzi. Perfetto. Quindi siamo riusciti a salvare finalmente il fratello di Yuna. Ci facciamo un bel goccetto. Acquisiamo un altro punto tecnica. Per pochissimo non ne prendiamo un altro. Qua c'è Robin che pretende ovviamente la sua poppa. E quindi ammiriamo questo paesaggio meraviglioso con questa posa altrettanto meravigliosa. E allora, ragazzi, direi che per oggi possiamo fermarci qui. Per quanto riguarda questo atto 1, ragazzi, i progressi sembrano essere tutti segnati. Quindi di preciso non so adesso cosa dovremo fare. Cioè, suppongo che in un modo o nell'altro comunque si aggiornerà la missione principale non appena magari diremo a Jin di riprendersi un po' dal sake. Quindi, ragazzi, che dire, siamo riusciti comunque a completare due missioni importanti, perché comunque abbiamo reclutato i Ronin Cappelli di Paglia, abbiamo reclutato tra molte virgolette anche il fratello di Yuna, perché sicuramente ci darà una mano con qualche attrezzatura o robe simili. Chissà se alla fine Yuna deciderà di aiutarci o meno nella nostra missione, ma lei aveva detto che una volta salvato il fratello se ne sarebbero andati, quindi non credo che lei rimarrà con noi. Ma sono comunque curiosa, ragazzi, adesso che abbiamo reclutato tutte queste persone, di vedere come si sviluppa la cosa, perché in un modo o nell'altro ci sarà da organizzare un piano per tornare al castello e recuperare nostro zio, anche se non sarà facile, ragazzi, perché lì c'è il Khan con tutta la sua combriccola e quindi sarà abbastanza difficoltoso. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un budoshio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!